Tagli di nastro ieri al quartiere Cappuccinelli, dove, dopo quasi 3 anni, la banda CAP ha realizzato metà del suo sogno, inaugurando 3 dipinti murali a tema conoscenza, avvicinandosi così all'obiettivo, rendere il quartiere Cappuccinelli il primo distretto artistico della città di Trapani. Accanto a loro i ragazzi del quartiere, che hanno dato un corposo contributo in termini di realizzazione artistica e incoraggiamento emotivo. Da qualche anno, l'obiettivo della banda CAP mira a una riqualificazione umana e culturale all'interno del quartiere per mezzo dei graffiti e a questo scopo nel 2018 l'artista e insegnante volontario di tecniche aerosol art Nanno Gandolfo aveva anche presentato al Comune di Trapani un progetto artistico e socioculturale, redatto con il contributo delle idee di alcuni ragazzi del quartiere da un'esperta in semiotica. Una proposta dal basso, quindi, un progetto realmente sociale, che però mai ha trovato riscontri da parte dell'amministrazione, nonostante varie sollecitazioni, compresa una protesta pacifica attuata nel 2018 dal gruppo presso l'aula consiliare di Palazzo Cavarretta, durante una manifestazione promossa dall'associazione Trapani per il Futuro per la consegna di un dipinto a firma Banda K in onore a Mauro Rostagno come dono all'amministrazione. Da allora a quel progetto formalmente depositato ancora nessuna risposta. Nel frattempo, la banda CAP ha deciso di muoversi diversamente e finalmente, grazie anche al contributo dell'ente nazionale e-distribuzione che ha concesso a Gandolfo di operare sulle cabine di sua proprietà nella modalità cantiere aperto, sono stati realizzati 3 degli 8 dipinti murali previsti dal progetto originario. Un'azione sofferta e portata avanti in maniera del tutto autonoma, che ha dato però molti più risultati di quanto sperassero i promotori. La manifestazione si è svolta con successo nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e si è snodata in un percorso visuale urbano organizzato in tappe e corredato da un tour illustrante il significato delle varie opere murali, spiegate direttamente dai ragazzi del posto e benedette da Padre Stellino, amato prete del quartiere, che ha anche messo a disposizione i locali esterni della chiesa per un tenuto festeggiamento dell'evento. Io credo e si sente e si percepisce in tutto quello che vedo e anche soprattutto nei ragazzi, nella loro azione e partecipazione attiva, che il valore fondamentale di questo progetto è quello sociale e questo fa onore ed è la parte, diciamo, più importante. Spero che l'amministrazione, purtroppo ad oggi sorda, possa intervenire e permettere quindi che, al progetto di andare avanti e di potersi realizzare in quelle aree che appartengono al comune, per il quale quindi bisogna che ci sia un'autorizzazione. Questa iniziativa non è una conclusione, è l'inizio. È cominciato quando questi ragazzi hanno cominciato a fare queste murales, no? E non so, aspettavo questo momento, diciamo così, questa vita, no, che c'è. E mi è sembrato come una vita che è nata nel rione, una vita nuova, ecco sì. Quindi mi sono rallegrato di questa iniziativa, di voler fare come festa quasi, no? Insieme a questi ragazzi che hanno lavorato, sono come rinati, ecco, sono rinati, hanno un pensiero nuovo. Secondo me rinascerà una cosa nuova. Mi pare che questo sia un modo con cui, secondo me, vengono esorcizzati tutti i mali che ci sono, no? O che ci sono state. È un vero e proprio esorcismo. Quindi il male viene in un modo stranissimo, allontanato, così, semplicemente.